Nuove norme anti-Covid da lunedì. Il Viminale ha emanato una circolare che specifica a chi spetteranno i controlli. Dettagli con Francesco Musi. Da lunedì sui trasporti pubblici i controlli del Green Pass saranno affidati a Polizia di Stato, Municipale e Carabinieri con il contributo del personale degli enti gestori addetto alle verifiche. Nella circolare del Viminale si raccomanda che i controlli non compromettano la fluidità del servizio. L'obiettivo è scongiurare eventuali assembramenti. Negli esercizi pubblici e nelle attività di ristorazione sarà la Polizia Municipale ad avere una posizione di rilievo nella gestione dei controlli. In generale, per evitare sovrapposizioni fra le forze di polizia, la pianificazione sarà decisa nel tavolo tecnico coordinato dal Questore. Le attività di controllo saranno intensificate nei fine settimana e nel periodo natalizio e per evitare assembramenti in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica potranno anche essere decise chiusure di piazze o strade con apposite ordinanze sindacali. Inoltre ogni settimana le prefetture dovranno inviare al Ministero dell'Interno una relazione con il numero di persone e attività controllate, eventuali sanzioni e denunce. Dal 15 dicembre l'obbligo vaccinale sarà esteso ad altre categorie particolarmente esposte, come il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. I controlli spetteranno sempre al datore di lavoro. In caso di inadempimento scatterà l'immediata sospensione dal servizio, ma senza conseguenze disciplinari e conservando il rapporto di lavoro.